Io sono Paola e abito a Serrone, in questa piccola località della montagna di Foligno, e ho con me questa sera mia madre e la signora Rita, e mi assisteranno durante la ricetta. Faremo le frittelle di San Giuseppe, che sono tipiche di questo paese. Proprio il giorno di San Giuseppe, tutti usano fare questo tipo di dolce. Allora, possiamo prendere il riso che io già ho cotto con del latte e un po' di sale, la cannella, circa mezzo cucchiaino, 3 cucchiai di zucchero, abbondanti. Possiamo aggiungere le uova, un uovo intero e un tuorlo. Mescoliamo un pochino, aggiungo il limone, tre cucchiai di Mistral e un cucchiaino di Al Kermes. Giro ancora, aggiungiamo del lievito. Questo è il lievito di birra. Praticamente sono un po' di latte o di acqua anche, con mezzo cubetto, quindi circa 10-12 grammi di lievito di birra. Si impasta con un po' di farina e si lascia lievitare per mezz'ora, un quarto d'ora, dipende dal caldo dell'ambiente. Se l'impasto è troppo morbido, basta aggiungere pochissima farina per rendere l'impasto più adatto ad essere fritto. Mettiamo l'uvetta con un po' di farina. Fariniamo un po' l'uvetta. Ok. Facciamo così. Adesso questa è pronta per essere messa in un luogo non riscaldato, ma tiepido, di modo che possa lievitare bene. La copriamo con un panno e la mettiamo in luogo tiepido. Allora, è passata un'ora e adesso l'impasto è lievitato, eccolo qua. Anticamente venivano fatte anche con il pancotto al posto del riso. Prendiamo delle cucchiaiate di impasto delicatamente per non rovinare il resto dell'impasto e lo mettiamo dentro l'olio bollente. Ho ripreso la padella di ferro come si usava una volta, perché una volta per friggere venivano usate queste padelle di ferro. Allora, anche questa padellata è pronta, hanno un bellissimo colore, quindi le possiamo togliere e le mettiamo di nuovo a scolare, come potete. Allora, queste sono le frittelle pronte. Appoggiarle in un piatto e zuccherarle. Quindi abbondante zucchero sopra, magari ne mettiamo ancora zucchero. Il nostro piatto è pronto.